La storia di Gianluca è un poco insolita, perché Gianluca non è una vittima che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, non è una vittima che diciamo che è stata scambiata per qualcun altro, però è una vittima designata proprio dalla Camorra. Non era un giudice, non era un giornalista, non era un ragazzo di 31 anni, un tatuatore con i suoi hobby, i suoi difetti, i suoi pregi, e mai pensava di trovarsi, non diciamo, a confrontarsi con la Camorra, perché lo sappiamo, chi vive in certi territori lo sa bene, che ti devi confrontare tutti i giorni, ma no, forse evidentemente in questo modo come è successo a lui. Gianluca pubblicò una foto. Alla fine quello è stato il punto di quello che ha fatto partire tutta la situazione, ma Gianluca non è stato ucciso per la foto, è stato ucciso perché non si è piegato, perché non ha abbassato la testa. Pubblica questa foto su Facebook con un calciatore per mettere in guardia i suoi clienti spesso si è letto, diciamo, ho letto sempre e soltanto che Gianluca aveva pubblicato questa foto per farsi pubblicità e per attirare più clienti. In realtà non è così. La pubblicò perché al contrario voleva mettere in guardia i clienti da chi pubblicava foto con personaggi famosi e si vantava di averli tatuati o di doverli tatuare, quindi con questo meccanismo, diciamo, attirava più clientela. Lui diceva ai clienti: voi dovete confrontare i lavori tra un tatuatore e l'altro e fare la vostra scelta. Non dovete scegliere me perché ho tatuato questo personaggio, perché lo tatuerò, ma in base a quello che è il mio lavoro. Quindi io non posso procurare una foto con un. A questo punto un altro tatuatore concorrente si ingelosisce perché ambiva lui evidentemente a tatuare questo calciatore, non aveva intenzione di tatuare questo calciatore. Dopodiché gli disse di passare al negozio, sarebbe passato al negozio per chiarire questa storia da vicino. Siccome questo tatuatore poi era imparentato con un parente di un boss, si rivolge a questo parente e quindi invece di presentarsi lui al negozio si presentano queste tre persone con l'intenzione di picchiare Gianluca. Gianluca era anche istruttore di arti marziali, di kickboxing, aveva diversi diplomi oltre al disegno di sacco da coltello, combattimento a mani nude, queste cose qua, tecnico MMA, queste cose che poi io non è che ne ricordo perché le ho lette e le ho conservate, però non è sempre, diciamo, di autodifesa, che perché apparentemente lui poteva sembrare anche fisicamente era abbastanza muscoloso e grosso, poteva sembrare un violento, però alla fine era tutto uno scudo che lui si era creato. Cioè, io volevo i ragazzi, che solo io volevo raccontare delle cose, perché, vabbè, Gianluca non ha avuto una bella infanzia, diciamo, che è cresciuto in collegio, è stato 7 anni in collegio, perché da un giorno all'altro mio padre fu denunciato da mia mamma per episodi di violenza, e quindi lui dal giorno avanti si è visto chiuso in collegio senza padre, così. E questo poi l'ho realizzato dopo, no? Perché ho cominciato a conoscere Gianluca più dopo la sua morte che prima, perché volevo capire perché aveva reagito, volevo capire perché aveva avuto questo bisogno di fare questi sport che sembrano così violenti. Allora poi mi sono data delle risposte, e perché poi evidentemente lui in questo modo in collegio non aveva avuto una bella esperienza, quindi quando una volta uscito pensava di doversi difendere da solo, chissà da che cosa, forse da tutto lui si voleva difendere, no? Non solo dalla Camorra, perché
se Gianluca non era sfiduciato, no? Anche dalle istituzioni, da tutto, perché se tu prendi un bambino di 5 anni e lo metti in un collegio giorno e notte, e per 7 anni all'improvviso, senza spiegare perché, capisco che ci sono delle misure cautelative, però oggi non si agisce più così, no? Allora lui non sapeva più chi era con lui e chi contro di lui, no? Quindi penso che se avesse avuto fiducia anche forse nell'ordine, istituzioni, forse in quel momento avrebbe rinunciato. E invece non reagisce, dando un pugno proprio a uno di loro che poi si è rivelato essere parente di un boss. E questo poi la Camorra decide di lavare questo affronto, diciamo, ammazzando Gianluca 3 giorni dopo. Questo è importante, questa storia, raccontarla perché sembra assurda, incredibile, le prime difficoltà che noi abbiamo avuto come famiglia, anche se conosciamo tutti i retroscena, no? E purtroppo non lo potevamo dire perché c'erano le indagini in corso, perché dal primo momento abbiamo avuto sempre fiducia nelle forze dell'ordine perché non ci hanno mai trattato come spesso ho sentito altre storie di altre famiglie di vittime che sono capitate nel periodo di faida, quindi per loro eri un camorrista, era uno come un altro, quindi si sono trovati in difficoltà con le forze dell'ordine. Noi per fortuna questo problema non l'abbiamo avuto, loro hanno capito dal primo momento che si trattava di un ragazzo che lavorava, che abbiamo avuto, diciamo, più difficoltà con le persone, con la gente comune che con le forze dell'ordine, perché poi sembra sempre che quando tu vieni ammazzato il motivo ci deve essere sempre. Anche solo se hai reagito, molto spesso mi sono sentita dire sì, però comunque lui ha reagito, quindi come quasi era giusto se l'era cercata lui questa cosa. E poi grazie a una ragazza che ora è testimone di giustizia, che ha riconosciuto la persona che poi entrò nel negozio quella sera, che secondo poi, perché poi qualcuno sta attendendo, dobbiamo parlare, non posso dire che lui è l'assassino di mio fratello. Secondo il giudice di primo grado e secondo grado, lui è stato lui, e se non è stato lui, comunque era insieme a chi ha sparato Gianluca. Poi c'è ancora la Cassazione, quindi possiamo ancora dire che è stato lui. Grazie a questa ragazza si è arrivata a questo processo, è emersa la verità processuale, diciamo così, e quindi ci hanno fatto la cortesia un po' con le persone che ci comuni di dire: ah, vabbè, allora veramente era un bravo ragazzo, perché c'è sempre il sospetto, no? E quindi questo pure bisogna combattere, oltre alla camorra che ci sta, cioè proprio gli individui, no? Anche proprio la mentalità delle persone. E soprattutto il fatto che quello che per esempio io faccio, no, per appunto di Gianluca, io lo faccio soprattutto per i giovani, perché come ho detto prima, Arnato, deve essere un dialogo costruttivo. Io faccio la mamma, continuerò a fare la mamma, quello è il mio sogno di realizzare la mia famiglia, no? E voglio diventare vita di io. Quindi se io devo raccontare e devo comunque stare male, no? Mi devo, perché comunque non ci si abitua mai, devo raccontare anche tutti i giorni, è perché deve arrivare qualcosa agli altri. E quindi io questo lo riscontro molto nei ragazzi, nei giovani, perché, ma pure anche piccoli, perché spesso pure anche le maestre mi dicono, loro in genere stanno sempre tutti, non stanno mai zitti, tu li hai zitti di tutti, no? E questo è quello che io credo che sia il mio dovere oggi, cioè raccontarlo ai ragazzi, perché in base a quello che poi hanno ascoltato, si fanno una loro idea, perché spesso ognuno ha una sua idea, no? Di che cos'è la camorra, che cos'è cos'è una vittima innocente. Però dopo il mio racconto magari possono
ragionare con la loro testa, in che modo? Tipo per esempio che se si trovano in una situazione come quella di Gianluca, pensano a Gianluca che ha reagito, magari ha fatto la cosa giusta perché lui non si è fatto richiesto, può sembrare la cosa più giusta da fare, però ci pensano più volte a dire comunque la violenza non porta da nessuna parte perché ha portato soltanto ad altra violenza. Oppure possono pensare che bisogna fare qualcosa perché non, la camorra non colpisce soltanto chi si mette in gioco, ma anche chi fa la sua vita tranquilla e quindi per una serie di coincidenze, così le vogliamo chiamare, e può succedere a chiunque. E poi soprattutto il livello culturale di queste persone che a volte vengono mitizzate, no? Vengono raccontate anche nei film come persone così, eroi di carattere. Alla fine questa storia li smonta pienamente perché li dimostra di quanto siano stupidi e ignoranti, perché loro in quel momento non hanno avuto la forza, perché un camorrista si sa, senza pistola non vale niente, allora in quel momento non hanno avuto la forza di affrontare Gianluca, l'hanno fatto di spalle dopo, quando, perché poi loro, Gianluca, quando successe poi questo litigio, capì poi dopo che si trattava di un camorrista, perché poi vennero altre persone a prendersi questa persona e lui sentì di parlare e di dire questo, che lui apparteneva, che questo qua apparteneva a un camorrista. Quindi si preoccupò, chiuse il negozio e tutto, andò a parlare con queste persone per dire è successo questo, io che devo fare, posso aprire o mi date fastidio, perché altrimenti non avrebbe riaperto il negozio. Loro lo rassicurarono. Lui però lo rassicurarono sempre per vigliaccheria, perché loro non l'avevano mai potuto affrontare con la forza, con le mani, no? Perché lo rassicurarono perché poi dovevano fare quello. In questo modo loro hanno pensato al di là della vita nostra, che per loro vale zero, no? Non vale la loro, perché se davano un valore alla vita non facevano delle scelte, no? Però hanno pensato di seminare terrore, di dare un messaggio a tutta la collettività, no? Non solo a Gianluca, il messaggio non l'hai dato perché l'hai ucciso, l'hai dato a tutti, a tutta la, cioè chi osa mettersi contro di noi in qualsiasi modo, noi facciamo, cioè così reagiamo. E invece la soddisfazione più grande, perché visto che loro sono talmente ignoranti che non capiscono neanche il valore di una mia testimonianza in una scuola, perché non lo possono capire, altrimenti mi avrebbero già ammazzato se capivano l'importanza, no, di una testimonianza. E la soddisfazione più grande è che a distanza di 4 anni da zero, perché non c'è stata attenzione mediatica su Gianluca, perché non fa tanto, nessuno la vuole raccontare, nessuno si vuole, vuole rischiare di raccontare questa storia, di schierarsi, perché non, poi soprattutto perché noi come famiglia non ci siamo mai voluti mettere a piangere davanti alle telecamere, queste cose qua, perché confidavano nella giustizia, che poi vabbè, lascia stare come è andato, però credo che non sia quello il modo giusto di reagire a una situazione. E dopo 4 anni tanti ragazzi conoscono la storia di Gianluca, anche qua sono venuta perché qualcuno ha ascoltato la storia di Gianluca e mi ha invitato qua, quindi piano piano è un lavoro un poco più duro che sto facendo, no? Non ho la strada spianata, però secondo me più efficace ancora, perché io devo parlare con i civili in questi territori e con i ragazzi. Infatti proprio questo mese, 6 maggio, siamo stati a Scampia nella palestra del maestro Maddaloni, perché poi c'è questo forte bisogno da parte dei familiari, no? Di ricordare sempre quei nostri casi, quasi un'ossessione, no? Quasi come se tu, se non si organizza nulla, sembra che tu lo stanno dimenticando, si stanno dimenticando di lui. E io forse prima pensavo diversamente, dicevo, ma che serve tutto questo? Serve perché, non ve lo so spiegare, però è come se...
È come se tu non facendo nulla accettassi quello che è successo. Siccome io non lo potrò mai accettare, allora ho bisogno di far conoscere Gianluca. E quindi andai dal maestro Mandaloni l'anno scorso, perché chi organizza la partita, il torneo, così, a Gianluca non piaceva il calcio, piaceva la box, quindi piacevano le arti marziali, perché lui diceva che quello era il vero sport, no? Le arti marziali, la box, perché anche se apparentemente violenti, però insegnano il rispetto per l'avversario, le regole, gli avversari si salutano, si abbracciano prima e dopo, soltanto durante l'incontro c'è violenza, ma quello è lo sport, poi si rispettano e quindi ciò che non avviene spesso nel calcio, no? Allora io dicevo che la dedica a fare questa partita di calcio, che a lui manco gli piaceva, nemmeno se le vedeva queste partite. Andare al maestro, il maestro rimase stupito da questa storia e io dissi: maestro, io voglio parlare. Io ci sono andata dopo 3 anni a Scampia, 3 anni e mezzo, perché io non riuscivo proprio a passarci lì. Ma non perché mio fratello è stato ucciso lì, perché lì è stata decisa la sua morte e io non riuscivo ad andarci. Però poi quando sono andata dal maestro ho detto: da qui dobbiamo ripartire, perché qui hanno deciso e noi qui dobbiamo stare. Perché se volevano zittire Gianluca, devono capire che invece hanno fatto peggio. E io poi piano piano ho trovato anche il coraggio di parlare con i ragazzi detenuti. Io prima avevo tutta un'altra. Se voi ascoltate quello che dicevo io 2 anni fa, 3 anni fa, e adesso è cambiato la mia visione, no? Perché ho capito che alla fine non serve a niente insultarli, escluderli. Bisogna capire, mettersi un attimo. Non dico a loro livello, perché è brutto, perché può essere discriminatorio nei loro confronti, no? Però cercare di capire, perché io penso che se Gianluca è morto è colpa di tutti quanti noi, compresa me. Quindi in qualcosa abbiamo mancato, in molto abbiamo mancato. Quindi no, per far sì che non ci siano più Gianluca, dobbiamo cercare di capire che cosa porta questi ragazzi a fare queste scelte, cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, noi che dobbiamo fare tante cose, che poi deve essere un lavoro di squadra. E quindi ho conosciuto anche questi ragazzi, loro mi hanno detto, una volta per caso mi sono trovata, aspettavo il maestro, non c'era il maestro, c'erano questi due detenuti in affidamento. E io inizialmente sono rimasta un po', perché poi si vede da fuori, no, non c'è il maestro, no, non viene questo atteggiamento, per loro alla fine è solo uno scudo che loro hanno. Poi dopo hanno capito io chi ero, mi hanno detto che io gli ho raccontato delle cose, gli ho detto delle cose, no? Che poi sono cose che rimangono tra me e loro, no? Però loro poi dopo mi hanno detto: tu in 10 anni di carcere non ho mai sentito, non mi hanno mai detto quello che mi hai detto in 5 minuti. E quello che io ho detto di più importante, no? Che alla fine siamo tutti vittime di questo sistema. Alla fine è vittima lui e sono vittima io, vittima già lui. Però siccome di vita ce n'è una, no? Quindi e poi gli ho fatto capire che comunque non conviene fare quello che fanno, perché forse tanti anni fa, ma dalla mia ignoranza, perché poi io non è che chissà ho vissuto per strada, io Gianluca non mi faceva scendere, non mi faceva fare niente, era molto. Però quello che ho capito è che forse prima si poteva anche convenire prendere una determinata scelta, adesso non conviene proprio. E allora, cioè, quasi li ho pregati, no? A dire: non continuare a fare quello che fai, perché se ti uccidono, non uccidono solo te, uccidono anche la tua famiglia. E te lo dico io, perché per me è vero che se andiamo avanti, no? Però c'è sempre una parte di te che è spenta, hai un'altra visione della vita. Da quando ti capita un evento del genere, perché è un evento inaccettabile, no? E loro mi hanno
abbracciati perché era un poco. Però io mi sono sentita più ricca dopo, quando sono tornata a casa, mentre prima non potevo manco immaginare una cosa del genere, no? Allora, se tutti quanti scendiamo un poco dai piedistalli e cominciamo un attimo a capire perché ci sono determinate situazioni, con l'aiuto anche però di tutti. Non solo perché io poi che gli vado a fare il discorso, sì, quello di sì, tutto quello che vuoi, però intanto a me chi mi ha dato a mangiare per 10 anni, sono sempre state lì, e tu mi dici quello che vuoi tu, però io comunque non posso aspettare che le cose cambiano e che lo Stato intervenga, perché nel frattempo i miei figli hanno fame, questo è bene. Però io faccio la mia parte, sperando che pian piano tutti quanti facciano mettere poco, è quello che faccio, non è chissà che cosa faccio, però spero che contagi un poco tutti quanti e che sicuramente le cose, la camorra si può sconfiggere, ma subito, proprio, non è una cosa da... È stato notevole anche per noi il contributo di Susi, infatti invito Emanuela a venire un attimo qui, perché c'è un omaggio che vogliamo dare a Susi per il suo impegno, per la sua presenza. Susi, soprattutto vogliamo ricordarti che ad Ercolano c'è una realtà che ti segue e ti sostiene, anche se da lontano.